Questo tipo di vezzo l'ho applicato anche nei cani perché per quanto allevo il setter inglese, dal 10 luglio 1972, sicché fra qualche settimana sono 40 anni, lo vedo con una mia ottica, lo vedo con una mia precisa distinzione di come deve essere il setter inglese, perché ce n'è di un'infinità di tipologie, ormai si potrebbe distinguere anche in razze diverse, e questo perché ho tenuto fin dall'inizio a coltivare un cane che potesse fare la caccia di montagna principalmente e la caccia alle becacce. Tra un po' spiegherò un attimo meglio cosa significa la caccia alle becacce con il setter inglese per capirci meglio. Seguendo questa evoluzione, sono da designer, ho contribuito alla costruzione di tematiche, di temi, di riviste riguardo all'aspetto imprenditoriale più che altro, e da questo, avendo coltivato sempre questa passione per lo scrivere, perché credo che a quintali di carta d'oro che uso per scrivere, ho preso la passione per lo scrivere libri in anatomia. Da qui, qualche anno fa, parlando con mio figlio, che lui è sicuramente più ferrato di me sull'aspetto libri, abbiamo deciso di seguire un progetto editoriale specifico che prevede l'evoluzione e la pubblicazione di 5 libri. L'ultimo lo sto finendo a giorni, lo presenterò. Pensavo di presentarlo proprio a luglio con l'evento del 40esimo, non ce la faccio, ma comunque in autunno sicuramente lo presenterò proprio per festeggiare, diciamo, questo evento. E a questi vanno aggregati un altro paio di libri che sono indirizzati ai tetraonidi, tanto di roccia che di bosco, e alla cotonice in particolar modo, che io amo moltissimo. Dopodiché mi darò da fare per quel che riguarda l'addestramento, l'allevamento, la selezione, eccetera, in inglese, ma ritengo che ci vorrà un po' di tempo perché è un po' difficoltoso come tipo di tematica. Una delle cose che ho imparato leggendo, perché da quando ho iniziato la scuola fino ad oggi, ho capito che per poter migliorare l'unica strada che era possibile era quella di tenersi informati, di studiare, di leggere. Ad esempio, per quel che riguarda lo sparo, tanto per fare un esempio, questi sono tutti i libri e altri autori che io ho letto, ho avuto modo di leggere, che sono legati alla formazione, sono legati alla caccia. Stavo dicendo, per quel che riguarda lo sparo, per esempio, ho avuto la fortuna di nascere sparatore, sì che non ho avuto grandi difficoltà a imparare questo, però per migliorare il tiro, una cosa che sono sicuro può servire a tutti, ho letto questo libro, ne ho letti più di uno, ho letto questo libro che si chiama Come riuscire nel tiro a volo, credo che sia il libro più preciso, più specifico in assoluto per insegnare la gente a sparare.